Senta un po', c'è una signora di là che ha perso il portasigarette. Davvero? Poverina, mi dispiace. Beh, è più che naturale, con questa confusione. Guardi che il portasigarette è d'oro, eh. Non capisco, scusi. Ah, non capisce. Non l'ha mica trovato lei, per caso? Sa, tante volte uno lì per lì è distratto e non lo dice. E poi quando arriva da casa, lo dirà fuori. Pensi che continua a non capire. Lo sai che questo mi fa proprio ridere. Sa che farei al posto suo? Mi dica. E mi metterei a cercarlo e lo troverei anche. Ma cosa succede? Ho l'impressione, cara contessa, che ci sia un gratta. Vede, la questione è che io naturalmente lo farei molto volentieri, però sa, io... Ma insomma, che vuole, scusi, che discorsi sono questi? Amico mio, troppo devi remare prima di venire a scherzare qua dentro. La signora vuol fumare e offri una sigaretta, no? Ma si può sapere cosa vuole? E dai, fai finta che hai scherzato, eh? Hai capito? Abbiunto. Tu dici che hai scherzato e ci fai contenti a tutti. Oh, ma ciò vuoi dire che hai scherzato, sì o no? Beh, sì, ho scherzato. Lei si era impressionata, dica la verità, ho scherzato. Grazie. Prego. Soddisfatto? Smamma. Buon anno a tutti, eh?